questa volta ho esagerato. Ciao, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Oddio, no! Spero bene. Benvenuti all'interno di un nuovissimo contenuto multimediale. Quest'oggi, come avrete sicuramente intuito dal titolo, andremo a reagire a un nuovissimo, ad un ignorantissimo e a un fantastico episodio di Thousand Ways to Die. Per chi non conoscesse Thousand Ways to Die, andate ad imparare qualcosa nella vostra vita. Prima di iniziare concretamente il video vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove pubblico foto del mio feto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e, cosa importante, lasciate un like per supportare la serie. Non voglio dilungarmi ulteriormente perché, oddio, ma questa videocamera è stortissima. Non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa completamente inutile e melliflua, perciò partiamo. Nelle pianure del Serengeti c'è una specie che fareste bene a non incontrare mai, i turisti americani. Esatto, e gli uomini sono peggio degli animali, anche nella pianura del Serengeti. Non siete capaci a pavimentare le strade? Ma certo, in piena savana, bisogna pavimentare le strade, mi sembra un'affermazione corretta. Herb e Miranda sono ereditieri viziati, abituati a ottenere sempre ciò che vogliono. Mamma mia, quante sberle a questi due! Voglio vedere un animale, subito! Sei te stesso l'animale, idiota! Visto che la guida non riesce a trovargli alcun animale da osservare. Voglio vedere una zebra. E io voglio che tu stia zitto, ora. Ci penseranno da soli. Ora scendiamo e facciamo un safari come si deve. Vi prego, risalite sulla jeep. Voglio che torni a prenderci alle 6. Ma alle 6 voi non sarete ancora in vita, probabilmente. Perché sto ridendo? È da idioti cercare di fare un'escursione nella savana senza l'aiuto di una guida esperta, acqua potabile fresca e un piano. Un piano nel senso un piano forte, quindi Mozart si sarebbe salvato. Sono decine gli animali del Serengeti che potrebbero ucciderti. Tipo quali? Dillo, inutile che continui con questa storia. Di quali sono gli animali? Leoni, leopardi, iene. Leonardo, è pieno di questi animali. Ma bisogna anche stare attenti agli animali che si spostano in mandrie, come elefanti, bufali neri o cani selvatici. Cani selvatici? Mirtillo è un cane selvatico. E non ci dimentichiamo degli enormi e velenosi serpenti, degli sciami di insetti e degli animali acquatici. Un incubo, insomma, questa savana, l'abbiamo capito. Infine, pochi sanno che gli ippopotami fanno più vittime di molti degli animali che ho appena elencato. Questo lo sapevo, è vero, l'ippopotamo è uno degli animali che uccide più al mondo. A tutto questo aggiungeteci un ambiente ostile, un caldo torrido e la mancanza d'acqua. Ho capito, basta parlare, hai usato già troppe parole in questa giornata. 3 ore e mezza dopo, fratello e sorella si sono persi come da previsione. Benissimo, sono in mezzo al nulla, la linea internet non prende e chi cazzo li sta filmando allora questi due? Ho l'impressione che stiamo girando in tondo. Stiamo andando nella giusta direzione, fidati. Guarda, io non mi fiderei mai di uno col cappello di paglia. I 47 gradi stanno iniziando a farsi sentire. I due viziatelli sono spossati e avvertono gli effetti della disidratazione. 47 gradi? Cos'è un forno? Non è un luogo. Quando trovano l'ombra, Herb e Miranda hanno giramenti di testa e nausea. Che poi, tra l'altro, scendendo comunque non hanno visto ancora alcun animale. Svengono dopo pochi minuti. Ah, sono proprio svenuti, così, nel nulla. E poi cadono dalla padella alla brace. Una colonia di 50 milioni di esemplari di formiche Dorylus fabricius marcia verso di loro. Ma queste formiche Dorylus fabricius si vede che sono palesemente un fotomontaggio, sono realizzate di merda. E nidifica nel corpo di Herb. Cioè, l'hanno già nidificato in 10 minuti? Le formiche cacciatrici sono molto pericolose e i loro attacchi molto frequenti. Tra tutti gli animali con i quali potevano avere a che fare male, tipo leoni di Leonardo e Leonardo DiCaprio, proprio le formiche, che sembrano la cosa più innocua che esista. Ciascuna delle formiche soldato è lunga quasi 2,5 centimetri. 2,5 metri. Quando l'uomo è venuto con la bocca aperta, le formiche gli sono entrate in gola e l'hanno pizzicato, provocando gonfiore. Oddio, che sensazione ripudiante! Il ragazzo è morto per asfissia prima di essere divorato dall'interno. Se lo sono spolpato vivo. Ma che cazzo ridi, vecchio di me? Scusatemi, mi fermo. Miranda ha avuto fortuna. È stata risparmiata perché il profumo che porta contiene il triciclodesenil acetato. Ringrazia la casa produttrice di questi profumi. Ringraziali subito. Se hai 50 milioni in banca, significa che puoi comportarti come una peste micidiale. 50 milioni? Alla faccio, rugaz, bucchini soret. Se hai 50 milioni di formiche in gola, significa che sei... E tra l'altro non ha visto un solo animale, ma ne ha visti 50 milioni. Non fa ridere, ma sono il fratello maggiore della voce narrante. E fu così che la prima vittima
prima è stata concepita. Proseguiamo immediatamente alla seconda storia, alla seconda novella. È la notte di Halloween, guardate il ragazzo vestito da Amish. Non so, ad Halloween ci si veste da Amish, forse a carnevale. Ehi tu, bel costume, vieni a divertirti con noi. Dai. Ma non è un costume. Non sembra una brutta proposta. Questo ragazzo si chiama Jebediah ed è un giovane Amish in visita alla grande città per vedere come si vive fuori dalla sua comunità. Ma Jebediah, quindi è veramente una... È un rito di passaggio chiamato Rumspringa. Rumspringa? Sembra una bestemmia in kosovaro. I giovani Amish vengono incoraggiati dagli anziani a esplorare e fare esperienze per alcuni mesi prima di dedicarsi a una vita di tutto lavoro e niente divertimento. Bella merda, insomma, bella merda. Con tutto il rispetto per tutti gli Amish che mi stanno guardando in questo momento. Rumspringer significa correre in giro, anzi correre e saltare. Correre e saltare, bello! Corrisponde al periodo in cui i ragazzi Amish possono andare in giro a divertirsi. Quindi sostanzialmente loro fanno di tutto, qualsiasi comportamento aberrante, e poi si rinchiudono nella propria vita a lavorare. Ma cosa vuol dire? Possono andare in giro e fare praticamente quello che vogliono, perché i genitori chiuderanno un occhio. Essendo appunto ciechi. Fanno ciò che fanno gli adolescenti normali, solo che venendo da una comunità chiusa è tutto nuovo ed eccitante per loro. Pazzesco, quindi è come se non avessero mai provato nulla nella vita e lo stanno provando per la prima volta. Assurdo, vorrei ritornare indietro nel tempo. Non dico che io abbia avuto... Sì, li ho avuti anch'io. Il nostro amico Jebediah sembra un po' spaesato. All'inizio Jebediah è sconvolto. Finirai all'inferno! Ma che cosa vuol dire? Ma stai zitta! Finché non incontra un'infermiera che prende l'innocente sotto la sua ala. Ma che infermiera è? Non esistono infermiere così. L'infermiera sa che cosa è meglio. Ben presto Jebediah cede. Possiamo averne un altro? Grande Jebediah che sta giocando a beer pong dopo 2 minuti. Bevi! Non starà un po' esagerando il nostro amico Jebediah per gli amici? Per gli amici? Oh, Riccardo, svegliati! Ho perso, sì! Perché sta esultando se ha perso? Non riesco a capire la correlazione. Ma prima di potersi godere le gioie del primo post Sbogna, il povero ragazzo cade a terra stecchito. Ma solo per un po' di alcol? Cioè, solo. Ne ha bevuto il Mississippi. Stai bene? Ma che domanda è? È svenuto? Non gli puoi chiedere stai bene. Jebediah non sa di soffrire di una condizione genetica che gli impedisce di metabolizzare l'alcol. E che palle, però. Solo i protagonisti di Thousand Ways to Die hanno questi problemi. Gli Amish cercano di isolarsi per condurre una vita semplice e pura. Comunque, la vita di questo povero ragazzo non è durata moltissimo. Povero Ashi. Jebediah è arrivato nella grande città per imparare una dura lezione. La lezione della vita. Scommetto 1000 euro che dirà questa frase. Se non fosse così, regalerò 1000 euro ad ognuno di voi. Non ad ognuno, ad uno di voi che commenterà qui sotto scrivendo io. Gli Amish non sono diversi dagli altri. Tutti muoiono. Non l'ha detto, quindi, e questi 1000 euro sarà costretto a darveli. Salutiamo il nostro amico Jebediah, che gli siamo stati amici per davvero pochissimo tempo, e proseguiamo senza mai fermarci, senza indugio su segugio. Devo farti vedere una cosa. Il pene. Forse? Finalmente è una macchina. Infatti, Leonard ha risparmiato abbastanza per comprarsi un'auto. Che bolide, un Ferrari rosso fiammante. Allora, non è niente di appariscente. È un'auto massiccia. Un po' come Leonard. Ma che cazzo di descrizione è? È un'auto massiccia. Ma non è l'unico a essersi comprato una macchina. E la madonna, chi è questo? Come va, Lenny? Ciao, Todd. Todd è il cugino odioso ed esibizionista di Leonard. Mamma mia, che non sopporto i cugini odiosi ed esibizionisti. È la tua nuova auto? Sì. A differenza di Leonard, Todd non ha dovuto lavorare per comprarsi l'auto. Paparino e mammina gli danno tutto quello che vuole. E allora che cazzo ti vanti se i soldi te li danno ancora i tuoi? Guarda la mia auto nuova, l'ho appena presa. Cerchi cromati da 22 pollici, predellini automatici, fari a LED, lettore DVD. Ma chi se ne frega, nessuno ti ha chiesto nulla di tutto ciò. E ho una vera palla 8 da biliardo sul cambio. Inutile, totalmente inutile. Chi guida queste grosse auto solitamente tende ad avere una spiccata personalità e a essere molto invadente. Serviva chiamare uno psicologo per spiegare questa cosa? È solito invadere prepotentemente. Ma cosa gli sta facendo accarezzare? La pelle dell'auto, pelle di camoscio. L'optional più bello del nuovo pickup di Todd, che te ne pare di questo? È che si può accendere anche da fuori. In che senso? Non ho capito.
Bellissimo questo optional, però impariamo ad usarlo prima di tutto. Sebbene il concessionario avesse sconsigliato a Todd di montare l'accensione da telecomando, lui l'ha voluta comunque. Ed è finito completamente spappolato, manco fossimo dal macellaio. Mentre Todd mostrava il cambio, ha lasciato la marcia inserita. E sei un piccolo e piccolissimo deficiente. Nel momento in cui è stato acceso, il pesante pick-up ha fatto un violento scatto in avanti. E Todd è andato a farsi fottere. E ciao ciao Todd. Ciao ciao Todd. Scusate. Se un furgone da una tonnellata ti schiaccia il cranio, il suo peso polverizza i tessuti cerebrali. Ma lei, dottore, è un genio. È il miglior dottore che abbia mai visto. Todd credeva che il suo pick-up super accessoriato lo rendesse più fico degli altri. E invece il suo pick-up l'ha ucciso. Ma lo ha reso solo più morto. Più morto? Ma non è nemmeno italiana questa frase, non capisco. Vabbè, non facciamoci troppe domande. La spiaggia è il posto per rilassarsi. E su questo nulla in contrario. Ma il parcheggio è un inferno, a meno che non sei Hank. Ma quello non è Hank, è Francesco Totti. È uno scansafatiche in perfetta salute che non ha problemi a usare i parcheggi per disabili. Che odio le persone che utilizzano i parcheggi per disabili. Pat ha perso una gamba in Vietnam, ma l'unica cosa che crede che il suo paese gli deve è un posto auto. È una gamba. E queste battute... No! No queste battute! Amico, ma che fai? Ce l'hai con me? Non sei disabile, non puoi parcheggiare lì. Ma poi perché è in spiaggia con la felpa? Questa è la domanda. Torna in auto saltellando. Che testa di cazzo. Le persone che non hanno l'apposito contrassegno e parcheggiano al posto riservato ai disabili mi fanno diventare pazzo. Anche a me, sinceramente, sono serio. Non ha senso questa cosa. Se non trovi parcheggio, non parcheggi lì. Non metti in difficoltà delle persone che hanno già delle difficoltà. Quando vedo qualcuno che parcheggia nel posto riservato ai disabili, aspetto che si allontani. E poi gli sfascio la macchina dalla testa ai piedi. E poi gli lascio un messaggio sull'auto, una specie di firma, con la chiave. Bravo, così si fa cazzo, bravissimo! Hank non è solo un idiota, è anche un codardo. Invece di affrontare Pat, si dà alla fuga. Pensa a te questo, la persona peggiore che io abbia mai visto! Oh oh, accidenti! È durata pochissimo questa fuga, quanto pare! La tavola da surf di 3,5 metri ruota a causa dell'accelerazione. La coda sbatte sul cartello per disabili, spingendo la parte anteriore contro la nuca di Hank. Questo è il karma! È il signor karma! What goes around comes back around! Mamma mia, mi do fastidio da solo! Questo surfista scapestrato avrebbe investito il nonno pur di trovare parcheggio. Avrebbe investito il nonno questa persona, ne siamo certi! Ma ora, invece di cavalcare un'onda, è andato a picco. Benvenuto all'inferno, Hank. E la madonna, chi è il diavolo che sta parlando? Puoi restare parcheggiato qui quanto vuoi. Basta, sto continuando a fare battute su battute. Il nostro amico Hank il surfista, se n'è andato. Lasciamo spazio alla prossima vittima. Mamma mia, detta così è proprio bruttissima. Negli anni 70, nella Russia sovietica, non ci sono rockstar, ma grandi maestri di scacchi. Siamo tornati addirittura negli anni 70. Non so come sia possibile. Se vuoi ricevere un trattamento speciale e godere di tutti i vantaggi del Partito Comunista, devi solo battere tutti a questo gioco da tavolo per cervelloni. Benissimo, e cosa mai potrebbe andare male in questo contesto? Non lo so. Lui è Nikolai ed è il numero uno e vuole continuare a esserlo. Perché la voce narrante fa sempre la mimica della voce di chi sta raccontando? Avete capito che cazzo? Era davvero importante saper giocare a scacchi in Russia durante il periodo sovietico. Perché era così importante giocare a scacchi? Non capisco. Il gioco veniva finanziato dallo Stato. L'Unione Sovietica non aveva molte risorse per sport come il calcio, ad esempio, che richiedono campi e attrezzature per allenarsi. Ah, quindi siccome non avevano risorse, hanno detto, vabbè, lo sport nazionale sarà lo scacco. Per giocare a scacchi serviva solo la scacchiera. Il gioco veniva fortemente promosso. C'erano scuole per scacchi, corsi nelle organizzazioni dei giovani pionieri. Pensa a te questi che andavano a scuola per scacchi, che noia! Con tutto il rispetto per tutti gli scacchi che mi stanno guardando in questo momento, compresa la torre, l'alfiere e il cavallo. Inoltre a scuola si dava molta importanza alla matematica e c'era la prospettiva per chi giocava bene di diventare un eroe nazionale. E addirittura un eroe nazionale solo perché sapevi giocare a scacchi! Se diventavi grande maestro avevi tutto. Nessuno doveva preoccuparsi di guadagnarsi da vivere. Bastava che imparassi a giocare bene a scacchi. Abbiamo capito, stai parlando da mezz'ora, ti prego smettila! Nikolai sta per giocare la partita più importante della sua vita. Il suo avversario? Il Comrade 5000. E che cazzo
cazzo è il Comrade 5000? Un computer che sa giocare a scacchi. Ma come fa a giocare contro un computer? Che cos'è, Prato Fiorito? Il suo inventore ha dichiarato che la sua macchina è in grado di battere qualunque essere umano, perfino l'imbattibile Nicolai. Vediamo se il suo computer sarà in grado di battere il nostro amico Nicolai, che fa rima con Inculai. Il Comrade è in grado di muovere i propri pezzi su una scacchiera elettromagnetica. Addirittura negli anni 70 sono già arrivati a questo punto, incredibile! Guardate com'è concentrato il nostro amico Inculai. Ben presto Nicolai si rende conto che sta giocando la partita della vita. Sì, ma quanto è sudato, madonna, è un condizionatore! A ogni mossa il Comrade si avvicina sempre più a scoprire la strategia di Nicolai, che inizia a sudare copiosamente. Madonna, ma è veramente... è in acqua, è completamente in acqua, pezzatissimo! Non vale tirare gli scacchi contro l'avversario, non so se te l'hanno detto. Ha il Comrade sotto scacco e si accinge a chiudere la partita. Stava per vincere, che cosa sta accadendo? Cioè, c'è un Pikachu selvatico! Ma è Nicolai a perdere. Perché ha preso la scossa? Cos'è successo, Nicolai? Comunque è cotto a puntino, veramente, complimenti. Gli scacchi sono fatti di una lega altamente conduttiva e l'inventore non ha messo a terra la scacchiera in modo adeguato. Sì, ma chi se lo sarebbe immaginato che Nicolai sudava in quel modo orrendo? Quando le dita sudate di Nicolai toccano il pezzo... Non è andata molto bene, devo dire. Per lo sfortunato maestro è scacco matto e fritto misto. Come fritto misto? Che battuta oscena! A causa del sudore c'è stato un cortocircuito nel meccanismo. Questo è il dottore di prima, il dottore che non sopportiamo più, non lo vogliamo mai più vedere. Prendendo il nostro povero giocatore di scacchi. Ah, l'ha proprio fritto. Buono, buono! Mamma mia, sono un cannibale. Nicolai, per gli amici in culo. Se n'è andato così a causa di una ingenua ed innocua partita a scacchi. Ma noi non ci fermiamo perché siamo più forti del nostro amico Inculai. Forza! Questi due sfigati hanno appena rubato una macchina e ora devono liberarsene. Sì, in effetti sono un po' sfigati questi due. Così vanno nell'officina di riciclaggio auto di quartiere per cercare di ottenere il prezzo migliore. Che c'è? Sal è il loro uomo. Non sembrano delle persone molto affidabili, sinceramente. Ma chiunque abbia detto che tra ladri c'è un codice d'onore non ha mai conosciuto questo bastardo. 50 bigliettoni. 50 bigliettoni, andiamo! 50 bigliettoni, amico, ma corpo di mille balene, ma stai scherzando? 50 bigliettoni, prendere o lasciare. Negli ultimi tempi sono stati registrati circa 900.000 furti d'auto all'anno. 900.000? Ma quanti sono? Le officine di riciclaggio giocano da anni un ruolo molto importante nel settore dei furti d'auto. Permettono al ladro di liberarsi della macchina più velocemente, poiché anziché doverla vendere da solo, la vende a un'officina di riciclaggio. Perché queste persone sono tutte prolisse, parlano all'infinito? Me lo spiegate? Mamma mia! Sal li ha fregati per bene. Cioè, lui è riuscito a fottere dei ladri, assurdo! La macchina è un bidone, ma il motore è un gioiellino. Un motore da 550 cavalli con collettori modificati in alluminio. 550 cavalli? Ma cos'è, un aereo? Può venderlo facilmente per $600. Cioè, allora gli ha chiesto 50 bigliettoni e lui lo rivende per $600, solo il motore! Idioti! Idiota! Sal si mette al lavoro. Oltre a fregare gli altri criminali, Sal ha un altro talento. Con la fidata fiamma ossidica in mano può ridurre un'auto a pezzi in pochi minuti. Ma Sal, ma sei proprio un genio, ma sono sicuro che sarai tu a finire nelle grinfie degli autori di Thousand Ways to Die, me lo sento! Separare un motore da questo mucchio di rottame metallico è un gioco da ragazzi, ma anche le auto-officine per il riciclaggio d'auto devono fare i conti con l'economia globale. In che senso? Non sto capendo! Il motore è made in USA, ma la catena che lo tiene è... Made in China. Questo è puro razzismo nei confronti dei cinesi. Si sta per addormentare o sta per morire, non lo so. Che carino, si è addormentato. Quando un motore di oltre 300 kg finisce sul petto di qualcuno, l'impatto gli frattura le cose. Ma che cazzo, ma sei la persona più perspicace che abbia mai visto. Bravo. Sal era un topo d'auto che truffava il prossimo. Era solo un topo, non un topo d'auto. 50 bigliettoni. Ma nella sua auto-officina per riciclaggio di auto rubate ha imparato una dura lezione. Mai comprare le catene made in China. Ha fatto la fine del topo. Perché in che senso i topi finiscono schiacciati? Beh, dalle traine. Beh, bella, mi è piaciuta. Bella, bella. Ok, questa era la penultima vicenda. Adesso abbiamo l'ultima. Tenetevi forte, forte, fortissimo. Aggrappatevi a tutti i vostri cari e tutti i vostri valori. Via con l'ignoranza. Jeb e sua moglie Mabel sono montanari senza un soldo che vivono durante il periodo della
Non è una bellissima vita quella di Jem Madel. Sognano di vivere un giorno nel lusso e godersi tutte le cose che i soldi possono comprare. Tipo che cosa? Le caramelle e le patatine. Ma ora non stanno sognando, stanno proprio morendo. Cosa sta uscendo dalla bocca della moglie? Domanda lecita. Nel 1925 il proibizionismo regna. La produzione degli alcolici diventa clandestina. Quindi nel 1925 le persone non erano in grado di divertirsi senza... Cosa sto dicendo? Ci si può divertire senza alcol, Riccardo? Questa è vodka, infatti. Gli unici a fare soldi nella città di Jeb e Mabel sono i contrabbandieri di liquori e Jeb vuole essere uno di loro. Praticamente gli spacciatori moderni. Userò il radiatore per distillare alcolici. Faremo migliaia di dollari. Non mi sembra una bellissima idea, sinceramente. La prima partita di liquori di Jeb inizia a scorrere. È oro! No, è liquore di merda, non è oro. Tesoro, assaggiane ancora. Ok. State lavorando, per cortesia contenetevi. Purtroppo stanno bevendo un prodotto della distillazione chiamato testa. Questa intendete? Cioè proprio questa testa? La testa è la prima parte del distillato. Si tratta di metanolo, chiamato anche spirito del legno. Viene anche usato nella produzione della gomma, vernici. Ha un contenuto molto elevato di alcol. Quindi sostanzialmente quello che ci sta dicendo questo esperto del nulla è di non bere la testa, cioè la prima parte della distillazione. Una delle cose che il proibizionismo ha ottenuto è far bere pessimi alcolici alla gente. Ma quanto ci stanno dando dentro questi due? Manco fosse il loro 18esimo. Jeb e Mabel commettono l'errore di bere il loro. Versamene un altro. Ma sì, sarà il decimo e basta, tranquillo. Anche se Jeb e Mabel stanno ora bevendo liquore vero. Madonna, ma stanno bevendo liquore come se nulla fosse, sembra acqua per loro. La testa di distillazione con cui hanno iniziato si sta metabolizzando nel loro fegato, trasformandosi in formaldeide e poi in acido formico. E tutti sappiamo che la formaldeide è pericolosissima. L'acido formico all'interno della retina causa cecità. Pure, non solo moriranno, ma diventeranno pure ciechi prima di morire. Mi sento strano. Stai bene? Mi fanno male gli occhi. Che c'è? Non ci vedo, sono cieco, sono cieco, sono diventato cieco. Non ci vedo, ci vedo un cazzo, sono cieco. Mabel, sono cieco. Mabel, aiutami, Mabel, help me. Jeb e Mabel erano marito e moglie, senza cibo nel lavoro. Senza cibo, ma con tantissimo alcol. Ma invece di arricchirsi, sono finiti allo sbando. Che poi. Ma che poeta! Si dice poeta da solo pure! Assurdo! E fu così che Jem e Mabel se ne andarono pure loro, a giorni migliori si spera. Niente ragazzi, tra una bevuta e l'altra siamo finiti alla... Come sto parlando? Sembro un analfabeta. Siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero di cuore che vi sia piaciuto. È ignorantissimo questo format, scusatemi, ma allo stesso tempo è bellissimo. Parere personale. Mi raccomando, supportate la serie lasciando un like qui sotto, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Come sempre io vi mando un enorme abbraccio, un enorme bacio e ci rivediamo lentamente nel prossimo video. Bella.